torna in autunno, perché ci devono vaccinare. L'ordine è di li dobbiamo vaccinare. Attenzione, è già accaduto. Nel 2004 scoppierà una pandemia, 17 milioni di morti, con la viaria, 286 morti. Intanto hanno vaccinato le persone. Poi è scoppiata la suina in Messico. Attenzione, ci saranno 50 milioni di morti, appena 15.000 in tutto il mondo. E intanto vaccinavano. Ora ci sono i vaccini che sono rimasti, perché molti non si sono vaccinati. Perché come ha detto oggi Trump, il vaccino contro l'influenza è una boiata, perché l'influenza ogni anno cambia. Ogni anno cambia l'influenza e il vaccino non serve più per l'anno successivo, serve per quello che è passato. L'influenza muta. Se poi qualche figlio di buona donna, oltre al cambiamento normale, ci mette pure il suo zampino e far diventare il virus ancora più pericoloso, e allora siamo a cavallo, ci giocano nei laboratori. Questo non dovrà accadere. Io sono tornato in Italia, l'ho detto a tutti gli amici di Gile Arancioni e lo dico a tutti gli amici che mi stanno ad ascoltare. Noi il 30 maggio scenderemo in tutti i capoluoghi di regione. In tutti i capoluoghi di regione. Mi dicono, ma generale, ma che è venuto a fare? Gli italiani sono pecoroni. Gli italiani sono pecoroni. Non usciranno mai. Perché hanno questa alta considerazione di voi. Sanno che voi abbassate le orecchie e vi prendono a calci in bocca. Io dico, io invece, come diceva Pertini, ho girato tutto il mondo, ma un popolo come il popolo italiano non l'ho mai incontrato da nessuna parte. E Sandro Pertini aveva ragione. Un popolo come l'italiano non esiste da nessuna parte. Noi il 30 maggio in tutti i capoluoghi di regione, ma non come le sardine, che sono state prese e buttate in piazza. A noi delle sardine non ce ne frega niente. Deve essere il popolo genuino, non condizionato da alcun partito o movimento, che scende in piazza e dice adesso basta, ci avete rotto le scatole, andatevene via. E poi il 2 giugno, tutti quanti a Roma, tutti quanti a Roma, ma chi ci proteggerà? I poliziotti. Noi faremo il preavviso alla questura. Noi diciamo stiamo andando a Roma in modo del tutto pacifico. Noi non usiamo violenza. Noi osserviamo le leggi e vogliamo che anche quelli che ci comandano le osservano, invece queste non le osservano. Rubano a tutto spiano, colludono con le mafie, fanno i mafiosi, fanno quello che vogliono, fanno le trattative con la mafia. Addirittura hanno fatto le trattative, questi maiali, hanno fatto le trattative con la mafia. Questi violano la legge, non il popolo. Il popolo non viola la legge, il popolo soffre. Il popolo soffre e basta. E noi in questi 2 giorni dobbiamo essere milioni. Perché se loro capiscono che siamo milioni, allora il nostro sistema politico cambia. Lo sapete cos'è successo in Tunisia con Ben Ali, il dittatore corrotto e corruttore? Si sono riuniti milioni di persone in piazza. Ben Ali ha preso l'aereo e è scappato. Ben Ali ha preso l'aereo e è scappato. I tunisini, che noi non consideriamo i tunisini, hanno fatto scappare il dittatore. Sono stati in gamba, ecco perché sono andati in Tunisia a fare questa grande sinfonia. Io vorrei che dopo il 2 giugno, dopo che il popolo italiano è sceso, tutto quanto compatto, fare una sinfonia anche per l'Italia. Italia Symphony, ma dovete essere voi ad emozionarmi, a motivarmi per fare la sinfonia per il popolo italiano, che ha avuto il coraggio finalmente di reagire e di non subire più queste porcherie, perché sono delle porcherie. Non vi dico la lettera che mi stanno scrivendo tutti i giorni, mamme, genitori, nonni. Oggi si sono uccisi 2 imprenditori perché in casa non potevano stare. Gente che si impicca, gente che non riesce più a sopportare nulla. Perché ricordatevi che il peggior male è il panico e l'angoscia in cui uno è costretto a vivere dentro una casa. Bisogna uscire fuori! Bisogna uscire fuori! Certo, con le precauzioni. Ti metti la mascherina. Ti metti la mascherina e esci fuori! Ma no, che mi chiudi in casa e non mi fai uscire! Mi
bloccando il lavoro, bloccando tutto, approvvigendo 80 milioni di finanziamento a Bill Gates, approvvigendo 80 milioni di finanziamento a Bill Gates, bloccando tutta la gente in casa, la gente deve camminare, certo, con le precauzioni. È un'influenza un pochettino più contagiosa, siamo un pochettino più attenta, ma non più di questo. Sono tornato in Italia, mi avete visto, ho mantenuto la parola, mantenete la parola pure voi. Il 30 maggio e il 2 giugno, tutti in piazza, anche con le mascherine, non succede adesso. Vi mettete una bella mascherina e facciamo una grande manifestazione per gridare, come hanno gridato l'altro ieri a Roma, libertà. Libertà! Libertà! Ci vediamo.